Bene, signore e signori, ladies and gentlemen, siamo in piazza, domenica 27, e hanno pinnato fai basette, 27 aprile, 27, sì. E niente, stiamo andando da Crocettardi, quattro amici al bar a vedere questo brindisi augurale. E nel frattempo vi faccio vedere quanto è bella la piazza, chiusa al traffico illimitato, proprio solo per i pedoni che passeggiano, ed guardate, è bellissimo. Solo ad uso pedonale, è una cosa bellissima, dovrebbero farla sempre, solo che c'è una certa società propensa a... Dice va, i maga non hanno a passare, sanno potere passeggiare una vena bene, se no dici persone non si vengono a fatti di cose, dei negozi, non è così, è perché il cittadino è quello che tu lo educhi. Non mi investere, eh? Vai, vai, vai! Bene, già vedete, folla, allestita, la... Ah, qua in primo piano il maestro Felice Internullo. Ciao! Maestro! Carissimo! Com'è, in diretta la rasta? In diretta, certo. Tutto dal vivo. Rigorosamente dal vivo. Com'è? Noiosa questa cosa o no? Niente è noioso. Bene, ma bene. Ci sono queste cose belle artigianate, cose, non ho capito queste quante di qua. E ma i quattro, non sei a Picasso, a Guttuso, pure a Caputo Mano. Che sai non si capisce, no? È più bello solo. Come, ci piace questa cosa? Bello, non è che sono anzianza. Un giorno tu un ambaccio a lei, in ogni caso. Non è che queste cose si la tutta una parte. In tutte tali queste cose si giungono, vai e vai. Non è che non a gela, effettivamente, a gela. Non ce n'è mai, tranne una volta l'anno Crocettardi. Ma ci desce dopo sopra? Mi lo metto da scuola. Scusa, la bisi, poi. Ma qua non lo so. Lo col bisi? Ma può essere. Ma col bisi? Da lei c'è l'ambice cara ciunga do culo. E che ne? Ciunga. Sei un amatore, vedi. Ehi, ma se un corpi vento un giorno volo tabacco? Tabacco no, difficile. Un giorno volo, vabbè. Un giorno volo. Queste le fa lei o? Certo. Ah sì, proprio. Allora, ah vero, è un volo artigianale. Tutto fatto a mano da me, sì. Okay. Si usa la radica oppure l'olivo. L'olivo o la radica? Questa è radica. Questa colorata, sì. Questa è radica. Quella vera, non è questa, come... rossiccia, questa è olivo, questo con le venature. Ho capito. Io lavoro soprattutto l'olivo. Questo invece è quercia. Sì, ma è diversi legni, queste che... Quercia, legno di quercia, della foresta nera della Germania. No, dico, però sono diversi legni attaccati, com'è? O è unico pezzo? No. Questa, dico, questa. No, questo è unico pezzo, è la colorazione interna. E quella striscia, questa striscia... all'interno è così. Ah, proprio il legno, il pezzo era così, sì, ho capito. Sì, all'interno è un'altra belle, belle comunque. Lo mettiamo nella pianta là. Lo mettiamo nella pianta là. Ma se aggira un altro poco non è meglio? Dai, avvicinati! Dai, veloce! Scusa, Concetta, che manco un pezzo forte! Va bene! Aspetta che vengo! Dai, arriviamo! Aspetta che vengo! E poi, dopo la foto, un applauso! Grazie! Ci siamo? Noi siamo qui. Ci siamo. Allora, riuscitissima manifestazione. Sì. Scusami, mi dai la cartolina per questa la do a Maria Cotellini, fotografia. Ma questi li fai tu? Sì, sì. Ma le palline le colori tu? Le... Veramente a mano sono fatte. Anche l'argilla, creo anche io la pallina. Ho capito. L'argilla. Ho capito.
Maestro, un colpo mufa. Colpo di cannone? Un colpo di tenore. L'arte nel suo mistero le diverse bellezze insieme confonde, ma nel ritrar costei il mio solo pensiero, il mio sol pensier sei tu. A lui la linea studio. Buongiorno, una telecamera itinerante in bicicletta, questo è un freelance su due ruote e rappresenta anche la storia di questa città, perché tu hai fotografato, hai filmato e oggi ti trovi qui con noi. Hai lanciato una nuova moda, un modo diverso di operare, un freelance su una bici a due ruote, mi sei d'accordo? Sì, mi fa piacere di aver lanciato una nuova moda, però ora ne sono spuntate, cioè la mia ormai è obsoleta. Cioè. Tu hai dato però l'input in là. Ma non lo so, se è così buono, non è che, però ora è diventato obsoleto, perché ora ci sono biciclette di 7.000 euro, caschi di 200 euro, freni a disco al tungsteno, però c'è un problema, che poi quando poi c'è un pezzo di fango, pigli e se ne girano. Ma tutto uguale sono le biciclette? E se ne girano, cioè, invece... Allora, tu sei su Videogolfo, canale 294, la TV della gente, dove vedremo le tue immagini, le posti su Facebook? No, io ho una mia televisione di YouTube e anzi presto faremo... Diciamolo su, quindi sei su YouTube, cosa bisogna cliccare? Anolimo, lì. Anolimo su YouTube e troverete e spunta il mio canale televisivo di YouTube. Anzi, volevo approfittare che praticamente stiamo facendo dei provini per essere ammessi a YouTube e presto faremo dei provini per YouTube. E allora tu sai bene che su YouTube si possono anche prendere soldini, cliccate tuo canale, sto scherzando. No, te lo spiego, non è monetizzabile, in Italia non funziona così, perché in Italia hanno paura del web e quindi se poi la gente incomincia a lavorare con YouTube in libertà è un problema. Quanti contatti puoi raggiungere, hai raggiunto finora su YouTube? No, YouTube io ho una sessantina di iscritti che su assai. Certo. Se tutta lì su assai e poi ho 110.000 visualizzazioni in e totale. Allora già i soldi arriveranno a casa, cioè no, 110.000 visualizzazioni sono soldi non e intanto io ti auguro questo non sono soldi. E allora non è monetizzabile.
Sì, sì, lui è, certo, è chiaro. Non è monetizzabile. Qua qualcuno mi dice sei nato a videogolf. Vabbè, ma sì, certo, poi a prima cosa, il primo cosificio a videogolf. Poi sono andato in Rai, o no? O mi sbaglio? No, poi sono andato al nord, sì, poi sono andato al nord e sono finito lì, diciamo. Però il professor Serafino? Sì, professore Serafino. Comunque rimani sempre un personaggio ambito, che io stimo. E continua il tuo giro, va bene, grazie per questa intervista. Prego, e su YouTube lo troviamo, Anonimo. Anonimo, anonimo. Benissimo, grazie a te. Quindi ognuno di noi consegue questo tour in piazza San Francesco, 4 amici al bar, siamo...